Buon venerdì amici di Prima Serie A, ben ritrovati anche stasera su Teleprima. Noi siamo prontissimi per parlarvi di tutto ciò che è accaduto in questa settimana in Serie A e non solo, di un Napoli ancora una volta sprecone, ingenuo, che butta una vittoria che aveva ormai in tasca nella gara contro il Sassuolo, ma anche tutto ciò che sta succedendo a Castelvolturno durante gli allenamenti del Napoli, le voci sul futuro di Gattuso, questo e molto altro tra pochissimo. Prima di tutto però sigla. Eccoci qui dopo la sigla, noi siamo prontissimi, vi presento il mio parterre, come sempre Giovanni Gaudiano, buonasera. Buonasera Alessia, buonasera a tutti. Il colore dei nostri outfit, diciamo, no, rispecchia esatto l'umore della settimana, però la dice lunga. Ne parleremo tra pochissimo. Un ritorno negli studi di Teleprima, questa volta per parlare di Serie A e di Napoli, il collega Ciro Morra, buonasera. Ciao Alessia, grazie a Teleprima per avermi riospitato dopo un annetto circa, parlammo di Lega Pro qualche annetto fa, e grazie anche a Giovanni, un piacere, ci siamo fatti una chiacchierata prima di cominciare la diretta, quindi sarà un piacere essere dei vostri. Ecco, temi subito infuocati per analizzare questa ennesima settimana molto particolare in casa Napoli. Inizio subito da te Ciro, perché vorrei sapere proprio il tuo pensiero sul momento del Napoli, ovviamente anche un commento, anche se ormai superfluo, di Sassuolo-Napoli. Assolutamente, ti dirò, io di solito nel giorno post partita, il day after, lo chiamo, ne scrivo ben 5 di pensieri. Ti sarà, li ho letti infatti. Ti sarà capitato di leggerli. Assolutamente. E sì. Quindi guarda, in quest'ultimo periodo è abbastanza difficile esporsi sui 90 minuti azzurri, perché si passa da una bellissima vittoria, quella col Benevento, o magari a vittorie come contro la Juventus, a partite come quella col Sassuolo, che io penso che vadano letteralmente debellate dalla memoria. E penso che a Sassuolo è mancata forse mentalità, approccio, perché io penso che in quegli ultimi minuti, dall'ingresso di Manolassi innanzitutto, un calciatore da 35 milioni non può entrare con quella mentalità in campo, ma anche il gruppo squadra negli ultimi minuti. Io penso che una squadra dilettantistica avrebbe fatto più bella figura in quel contesto, spazzando palla lontano. A volte bisogna essere brutti, bisogna essere brutti, è la verità. E quindi i miei pensieri sono questi, l'approccio mentale, ma anche la voglia di compattarsi, perché io penso che ci siano ancora tanti problemi all'interno della squadra e il discorso ammutinamento post Napoli-Salisburgo è ancora aperto secondo me. Ecco Giovanni, un po' di problemi che sono emersi ancora una volta in casa Napoli, non solo la gestione del risultato nei minuti finali con questa grandissima ingenuità non solo di Manolassi, ma è proprio stata un'azione veramente barbara da parte del Napoli, un Napoli che però aveva dato un segnale di ripresa, era riuscito comunque a segnare, a portarsi in vantaggio e poi i soliti problemi. Beh, la partita, se la analizziamo, ormai sono trascorsi 2 giorni, l'abbiamo digerita. Diciamo che il Sassuolo aveva fatto molto di più di quello che avevamo fatto noi e l'avrebbe meritata. La partita ha mostrato i soliti problemi, i soliti difetti della squadra, che evidentemente non sono modificabili, non ci sono i termini per poter modificare questi difetti. Quello che preoccupa è quello che diciamo lascia intendere che c'è dell'altro, e quello che succede attorno, quello che succede dopo, durante, adesso non per parlare sempre di delle lui, solite persone, lo sapevo. Ma non voglio parlare, perché adesso credo, ne abbiamo anche parlato in altre occasioni, credo che in queste situazioni vada analizzata la colpa della società. La società è praticamente, apparentemente, devo dire così, assente,
cioè non parlano più, non parla nessuno, il presidente non lo sentiamo da molto tempo, e quindi che cosa capire da tutto questo? Che è una situazione che si sta cercando di portare a decantazione fino alla fine, perché ormai è quasi certo che Gattuso finirà l'annata e poi si dovrebbe ripartire con un nuovo programma. La mia preoccupazione, per dire, insomma, è che lo potremo fare forse uscendo dall'Europa che conta, e non so neanche se noi riusciremo a conquistare un posto in Europa League, perché con l'andamento che abbiamo avuto negli ultimi tempi c'è da aspettarsi il peggio. Cioè, prendere in 4 partite 12 gol, 12, 14, non mi ricordo, 12, sicuramente 12, 3 a partita di media, è una cosa che lascia interdetti. Fare delle scelte in una partita come quella con Sassuolo di tipo difensive, e quindi mettere Isai in più per non avere il problema, cioè mettere Isai in una posizione diversa da quella che lui gioca abitualmente, rinunciare ai due esterni sinistri di difesa che abbiamo, mi lascia intendere che si sta andando avanti un po' a braccia, un po' a vista, navigazione a vista, che normalmente non produce dei buoni effetti. Eh sì, metto subito un po' di pepe proprio al riguardo sull'impiego di Isai Maximovic, perché sembra notizia della settimana che De Laurentiis si sia un po' lamentato proprio della gestione di questi due calciatori ormai in procinto di un addio a fine stagione con il Napoli, che non hanno rinnovato, non rientrano più nei piani della squadra, come ha detto poi lo stesso procuratore anche di Isai, senza peli sulla lingua, già da parecchie settimane. Ma anche in questo caso è una situazione figlia del caos societario. Sicuramente, Alessia, io quando si chiuse un po' la finestra di mercato, c'era ancora un po' di finestra per gli svincolati o per, diciamo, siglare contratti per chi è in scadenza, dissi Maximovic uomo libero, e fu una delle partite in cui letteralmente ci rovinò nell'ultimo periodo. E sicuramente diciamo, le defezioni da cartellini, da infermeria, obbligano Gattuso a schierare in campo gente come Maximovic, ma io penso che un calciatore che a 6 mesi dalla scadenza del contratto non rinnovi, lo dice apertamente, io non rinnovo, io penso che un calciatore del genere mentalmente non c'è, va messo fuori. Sicuramente le circostanze hanno forzato le scelte tattiche, anche schierando gente come Maximovic e Isai, però penso che gente del genere, io personalmente, se fossi sia l'allenatore che il presidente, non gli farei più vedere campo. Perché se tu mi dici, ma non vuoi rinnovare, ok, però non fare così un'uscita. Sediamoci intorno ad un tavolo, convergiamo ad un punto che tu non vuoi rinnovare. Ok, non deve uscire nulla, perché altrimenti l'ambiente si destabilizza. Ci sono circostanze, situazioni che diventano pesanti, perché se uno come Mario Rui è stato allontanato dall'allenamento, e Mario Rui è anche uno degli altri che comunque sta portando problemi contrattuali. Già la seconda volta poi che succede. Ecco, ci sono queste divergenze, teniamole tra noi e in campo facciamo vedere che siamo belli, perché altrimenti non risolviamo niente. Mettiamo da parte tutte queste convinzioni, queste idee, questi diverbi, perché altrimenti già l'annata è di quel che è nera, peggio della mia giacca e della mia maglia. Quindi cerchiamo di dare un po' d'azzurro a quest'annata, cerchiamo di essere professionisti innanzitutto, che è la cosa che sta mancando in tantissimi calciatori del Napoli. Vedasi per esempio anche Bakayoko. Io per esempio voglio anche giustificare Bakayoko, che magari lo scorso anno era al Monaco, e la Ligue 1 si è fermata a febbraio, l'unico campionato che si è fermato. Io posso anche ammettere che un calciatore delle caratteristiche di Bakayoko possa aver comunque subito il peso dello stare lontano dai campi e poi fare una preparazione arrivando quasi all'ultimo, perché è arrivato gli ultimi giorni. Lo voglio giustificare fino ad un certo punto, ma poi quando passano i mesi vedo che non c'è applicazione psicologica, e da professionisti non posso più tollerare nulla, tra cui Maximovic, Isai, Bakayoko e tanti altri che... Però vedi Ciro, il problema è che la disamina che tu hai fatto è precisa, non ha lasciato niente di considerato.
Il problema è che se tu noi tutti andiamo a analizzare le mosse dell'allenatore, anche rispetto al centrocampo, rispetto agli altri giocatori, vediamo delle incongruenze fortissime. Sì. Perché non si può giocare 25 partite e non capire ancora qual è il centrocampo su cui tu fondi la tua squadra. Adesso, al di là degli infortuni, delle assenze per Covid, ma proprio il centrocampo è un settore del gioco, nel gioco, nel campo, nella squadra, che è fondamentale. Noi non sappiamo, io sono convinto che se facessimo a Gattuso una domanda precisa, lui forse non ci saprebbe rispondere. Perché invece oggi uno dovrebbe dire: i titolari sono questi tre, se giochiamo a tre, poi gli altri servono per rotazione. Invece vediamo dei giocatori spremuti fino al punto, come per esempio Zielinski, da andare in difficoltà fisica, a altri giocatori che poi vengono messi in ruoli inventati. Io vedo Elmas quando entra, poveretto, non sa dove deve andare. Elmas è stato il capro espiatorio della nostra eliminazione dall'Europa League, perché tralasciando la dormita colossale della difesa in marcatura, cioè, se là ci fosse stato, che pure Gulam era adattato in quella posizione, perché non ha mai giocato quinto di centrocampo, al massimo ha giocato quarto di centrocampo nel 4-4-2 con Ancelotti in determinate circostanze. Ma là, se ci fosse stato Gulam, quel gol non usciva. Noi a sinistra abbiamo dormito con Elmas, perché Elmas non ha quelle caratteristiche, per quanto possa essere un calciatore che fa dell'atletismo e del dinamismo i suoi punti di forza. Abbiamo preso un gol sul quinto di centrocampo, ma io penso che loro l'abbiano pure studiato, secondo me, perché effettivamente ti attaccano da quel lato solamente per tutta la partita, poi si è visto. No, Cino, ma questo fatto qua che adesso tu parlavi dell'Europa League, no, testimonia di una cosa, che ecco perché poi io per un periodo ho detto all'allenatore non è adeguato. Io sono un ancelottiano, l'ho detto e lo ribadisco, non ho timore che nessuno mi venga a dire che sono un nostalgico, le famose pedovelle. Comunque io sono un ancelottiano perché io parto da un concetto che la storia delle persone hanno conta, non è che si inventano le cose. Poi, allora, questa situazione di far sparire e di far comparire i giocatori in determinati ruoli, ancora a due terzi di campionato avanzato, e lascia intendere, e poi il discorso di Europa League che facevi, una partita non preparata, cioè voglio dire, tu la squadra avversaria, oggi della squadra avversaria si conosce tutto, possibile che tu non sai che loro hanno su quella posizione uno che ti può dare fastidio, e tu metti un giocatore che ha un passo totalmente differente, prendendo rete, facendo fare a quel giocatore una brutta prestazione, cioè qual è il ragionamento? Poi è chiaro che questa situazione di Maximovic e Isai è esplosiva, perché Mario Rui, io non so cosa sia successo, ma posso immaginarlo, Mario Rui avrà detto: con due sinistri tu fai giocare il destro a sinistra. Esatto. Ed è una cosa che si ripete puntualmente. Dice: ma abbiamo avuto problemi fisici, e vabbè, adesso no, siamo tutti e due disponibili, perché non giochiamo? È giustissimo, errori clamorosi che poi si rinnovano nel corso delle settimane. Giovanni, hai parlato di Ancelotti e so che ne ha parlato anche il nostro ospite che ha intervistato. Infatti, sì, ne abbiamo parlato. Fatto riferimento. Ne abbiamo parlato perché io gli ho detto come la penso, lui abbiamo dei punti di convergenza. Voglio sottolineare, non significa nulla perché ieri lui ha vinto con l'Everton, una squadra che se tu la vai a analizzare nel pacchetto della rosa non è forte forse come il Napoli, cioè non ha, a parte James Rodriguez che però ha dei problemi fisici perché non riesce a giocare tutte le partite, e poi c'ha questo centravanti che con Ancelotti sta facendo questi gol, prima non faceva tutti questi gol. Quindi io penso che noi abbiamo perso una grande occasione, ma io so perché l'abbiamo persa, l'abbiamo anche detto, cioè il presidente probabilmente non voleva stipendiare un tecnico con tutti quei soldi, non crede di dover pagare a un tecnico quel tipo di ingaggio, ma io penso invece che dell'analisi si debba rendere conto che per ottenere dei risultati servono le persone giuste. Io di Ancelotti ricordo e amavo tanto una cosa: la capacità di saper leggere le partite.
Io ricordo la partita con Liverpool che noi vincemmo al San Paolo, tralasciando il ritorno che ci andammo a giocare con un 4-4-2 molto molto italiano, però io ricordo la lettura di quella partita che fu incredibile. Dispiace non aver visto ancora Ancelotti a Napoli, però penso che si sia arrivati proprio ai minimi termini, perché ci sono state troppe cose che non andavano, troppe dicerie sul fatto che addirittura Ancelotti non presenziasse gli allenamenti, ma ci stava Davide. Io penso che Ancelotti è capitato nel momento peggiore del Napoli, e Gattuso altrettanto, perché il post Sarri, può sembrare stupido, ha lasciato delle macerie, dei problemi non indifferenti. Sarebbe difficilissimo anche per lo stesso Sarri, il post-Sarri. Assolutamente, assolutamente, perché da dopo Sarri, fateci caso, 4-2-3-1, 4-3-3, 3-4-1-2, 4-3-3, 4-3-1-2. Ciro, ma te la ricordi l'osservazione di Sarri quasi alla fine del campionato, quando gli chiesero se lui restava o non restava, che ancora stava competendo per il titolo? Lui disse: io non so che cosa succederà al mio contratto, però non credo che questi giocatori possano fare qualcosa di più di quello che stanno facendo. Sì. Infatti è stato adesso, se crediamo che Sarri è un bravo allenatore, quel discorso lui l'ha fatto, e in una registrazione di un'intervista di Sky, andatevela a guardare. E questo significa che tutti quelli che queste cose non le ricordano o fanno finta di non ricordarle sono profondamente in malafede, perché la realtà è questa: Ancelotti aveva una squadra svenata, e Gattuso uguale, con dei giocatori presi non nei posti che serviva e con una campagna acquisti raccogliticcia. Questa è la verità. Assolutamente, Giovanni, scusami Alessia, ci stiamo accendendo nel vero senso della parola, in maniera molto interessante e costruttiva, perché veramente perciò Giovanni mi stiamo interrompendo. Scusaci, abbiamo preso un po' la mano. Ancelotti ci ha fatto vivere un'estate con quel treno per Yuma, James Rodriguez, una squadra improntata a giocare col 4-2-3-1, non arriva il trequartista. Si comincia a giocare col 4-2-3-1, vediamo che i risultati non arrivano, si inventa il 4-4-2 con Fabian largo a sinistra che esplode letteralmente, poi all'improvviso cambia tutto, di nuovo 4-3-3, c'era qualcuno che non ci voleva giocare in quel modo. Assolutamente, io alla fine penso una cosa, che ad un allenatore, poi qua apriamo un'altra porta secondo me, ad un allenatore quando io presidente lo chiamo, mi siedo intorno ad un tavolo e gli dico: allora, tu puoi spendere X, ok? Tu giochi con 4-3-3, ok? Hai X a disposizione, mettiti in collaborazione col direttore sportivo e cerchiamo di creare la squadra che faccia al tuo caso, perché altrimenti è inutile. Cioè, se io compro un esterno sinistro, come successe con Ancelotti, che acquistammo Lozano, perché Lozano è un esterno alto a sinistra, perché quando ha giocato le sue più grandi partite le ha giocate a sinistra, e quando ha giocato a destra, vedasi col Benevento all'andata che fu tolto da Gattuso, non ha mai reso. Quindi se Ancelotti gioca 4-2-3-1 e tu gli vai a comprare un'ala sinistra, ma spiegami che 4-2-3-1 è. È la stessa cosa quando una Juventus gioca con la difesa a 3 e non c'ha un libero come Bonucci 2 anni fa. Tutto perfettamente chiaro. Proprio sulla questione allenatori abbiamo sentito Marco Perillo del Mattino, prima parte dell'intervista, guardiamola. Buonasera Marco, innanzitutto come va, come stai? Buonasera a tutti, sì, va tutto bene, insomma si combatte tra mille cose, ma insomma il periodo è sempre complicato purtroppo che stiamo vivendo, però ecco, l'importante insomma è mantenere la salute per tutti quanti, questo è fondamentale. Senti, prima che parliamo dell'argomento calcio del Napoli, tutto quanto, vedo una casa piena di libri, di cose, che stai scrivendo? Io sto ancora, diciamo, dedicando le mie attenzioni alla nostra meravigliosa città di Napoli, che insomma non finisce mai di scoprire, di sorprendere, quindi adesso continua un po' il mio viaggio, visto che ho già dedicato 5 libri all'argomento, come Misteri e Segreti dei Quartieri di Napoli, sì. 101 perché sulla storia di Napoli. Insomma, adesso sarà sicuramente un libro del genere, perché ecco, sono dei libri che hanno avuto
un discreto successo, ma vedo che c'è proprio voglia, fame di conoscere meglio la storia della nostra città. È una storia, ecco, non secondaria a nessuna storia, voglio dire, a livello mondiale, perché la nostra, insomma, è stata appunto un'ex capitale, una città, che ha avuto tante dominazioni, tante stratificazioni, e questo contribuisce, insomma, al mito di Napoli che, insomma, ancora oggi, per fortuna, tutti ci riconoscono. Sì, è vero, è vero. Io infatti parlavo proprio ieri con il regista di Carosello Carosone, che vedremo tra poco, e questo mi diceva, lui è un piemontese, ma parlava della nostra città in toni, dice, è sempre una scoperta, ci vengo spesso e ogni volta trovo qualcosa di diverso. Questo vale anche per chi viene da fuori, insomma. È vero, è proprio così, insomma, è una città mondo, è una città mondo. Senti, ma tra l'altro mi è giunta nel frattempo un'informazione, ma tu hai avuto il Covid? Purtroppo sì, insomma, tra la fine di settembre e gli inizi di ottobre, insomma, è stata veramente un'esperienza bruttissima, insomma, sono stato ricoverato una decina di giorni in ospedale. Ancora non so come sia capitato, anche se al tempo non c'era per esempio l'obbligo delle mascherine all'aperto, quindi può È darsi che sia probabile. capitato così. E, insomma, è stata un'esperienza durissima, devo dire, perché a parte chiaramente questa febbre alta, la perdita dell'olfatto, dei sapori, ma insomma il vero dramma è il problema di non riuscire a respirare. Quindi questa fame d'aria, questi polmoni che non ce la fanno. A iniettare aria, insomma, quella è stata la parte più drammatica. Però devo dire che al Cotugno, ecco, ho trovato un'equipe veramente in gamba e, insomma, diciamo, sono stato fortunato a rimettermi in sesto. Sì, no, io te l'ho fatta questa domanda perché mi interessava questa testimonianza che tu dai per far capire soprattutto ai nostri giovani di stare attenti, perché effettivamente poi dopo, prima ce l'hanno venduta come una cosa che veniva soltanto alle persone della mia età e oltre, invece, si è visto che non è così. E Sì, quindi. è proprio così, insomma, bisogna stare sempre tutti attenti, soprattutto i giovani, e non solo per proteggere noi stessi, chiaramente, ma per proteggere anche i nostri cari, no? E le persone che ci stanno accanto. E quindi perciò è importante, insomma, il distanziamento, è importante la mascherina, è importante il gel per le mani, insomma, tutte Certo. quelle misure che possiamo adottare per cercare di contenere quantomeno il contagio. Senti, arriviamo all'argomento principale. Parliamo del Napoli. Noi, tu, oltre a fare il nostro lavoro, tu in prima battuta, noi con la nostra rivista pure e con questa trasmissione, ma insomma siamo dei tifosi e quindi perché non ce lo possiamo nascondere, è così. Spogliamoci un attimo da tifoso. Che come stai vivendo? Io la sto vivendo male. Tu come la stai vivendo questa situazione così altalenante, così incerta? Purtroppo chiaramente anche io male, perché ovviamente le aspettative erano ben altre quest'anno e anche i presupposti, insomma, sembrava che questa squadra, dopo le bellissime vittorie nella prima parte della stagione, no, contro l'Atalanta, contro la Roma, ma anche più recentemente con il 6-0 contro la Fiorentina, insomma, sembrava che potesse veramente lottare per i primissimi posti, per il vertice. Poi chiaramente, insomma, un po' la situazione non propriamente chiara, insomma, tra l'allenatore, la dirigenza e ovviamente una grandissima dose di sfortuna, perché chiaramente nessun'altra squadra ha avuto quegli infortuni che abbiamo avuto noi, i problemi del Covid, quindi tutto ciò ha portato. Ovviamente, diciamo, nell'inverno che stiamo ancora trascorrendo, a una grande crisi di risultati che poi sono partiti, secondo me, in maniera definitiva con la sconfitta in Supercoppa che ha un po' tagliato le gambe. Non siamo ancora riusciti a uscire dal tunnel e sono riemersi poi tutti quei problemi che
avevamo già intuito nella passata stagione. Credevamo che insomma le colpe fossero di Ancelotti, no? Che ecco, non era riuscito a gestire una squadra, ma evidentemente insomma c'è qualche altro problema, c'è un problema di spogliatoio magari, un problema mentale di questi calciatori, forse anche secondo me un po' la frustrazione e le scorie di quello scudetto mancato con Sarri. Cioè questa squadra, nonostante insomma sia cambiata molto, nonostante ecco forse sia più debole sulla carta e non più forte come è stato detto sì, di quella di Sarri, però comunque diciamo lo zoccolo duro, l'anima di quella squadra più o meno è rimasta, chiaramente insomma senza giocatori come fondamentali come Hamsik, ma lo stesso Albiol che si era poi alla fine dimostrato un perno imprescindibile della difesa. E purtroppo diciamo questa ricostruzione non è stata fatta come doveva essere fatta, e secondo me quelli che sono rimasti diciamo non avendo riuscito quell'anno a raggiungere l'obiettivo massimo, poi hanno ci hanno provato, ma alla fine anche forse mentalmente diciamo le batterie erano un po' scariche, e quindi si verifica la situazione secondo me nella quale ci troviamo oggi. Certo, io sono un ancellottiano, non è una novità, quante volte parlo, dico sempre che aver lasciato andare un allenatore come Ancelotti dal mio punto di vista è stato un errore, però e questo diciamo mi ha portato a guardare Gattuso sempre con un po' di diffidenza, sin dal primo momento, però oggi che vedo questo attacco così deciso non sono d'accordo, perché come dicevi tu c'è una complessità di motivazioni. Però anche Gattuso qualcosina di suo ce la mette, perché poi vediamo che le reazioni dei giocatori, lo spogliatoio, qualche atteggiamento di qualche giocatore dice che c'è qualcosa anche nello spogliatoio. Sì, credo di sì. Sicuramente c'è un nervosismo latente, c'è forse qualche spaccatura, ma questo si intuiva ovviamente l'anno scorso fino ad arrivare all'ammutinamento. Purtroppo ecco Ancelotti sicuramente ecco ci ha messo qualcosina di suo, poi chiaramente non è stato accontentato in pieno, ricordiamoci quanto lui voleva James Rodriguez, che poteva magari ecco essere utilissimo per il tipo di gioco che voleva fare, in mancanza di quel giocatore poi tante cose sono successe. Chiaramente poi c'è stata la rivoluzione, no? Quella, la clamorosa, il clamoroso ammutinamento, e chiaramente purtroppo secondo me quello proprio ha decretato il destino di Ancelotti, quello di non aver saputo gestire quella situazione, quindi ecco anche per colpe ecco non tecniche di quell'allenatore è stato mandato via. E su Gattuso posso dire che le speranze erano tante, in effetti nonostante diciamo un inizio stentato l'anno scorso, poi una netta ripresa l'abbiamo vista, chiaramente poi c'è stata la vittoria della Coppa Italia avvenuta in maniera molto particolare dopo il lockdown, però chiaramente questo ha dato nuova linfa vitale. Quest'anno si sperava che l'ambiente ricompattato da Gattuso, quella grinta che lui aveva dato, il 4-3-3 che lui aveva riproposto, potessero dare una certa continuità. Invece secondo me anche un po' il cambio di modulo che è stato fatto all'inizio, un po' spaesato qualche calciatore, e poi purtroppo devo dire la verità, ecco, stanno emergendo secondo me alcuni limiti dal punto di vista del Gattuso allenatore, cioè quello che poi già in parte noi tifosi temevamo, il fatto secondo me della mancanza di esperienza, nonostante insomma lui abbia affrontato realtà molto dure nel suo passato, ma lo vediamo in occasione di alcuni cambi, no, che lui ha fatto, sì, di alcune scelte di, sì, giocatori come Maximovic e Usai schierati nonostante siano a scadenza, che poi chiaramente insomma ci si è messa anche l'emergenza, questo non dobbiamo dimenticarlo, però forse l'interpretazione di alcune partite, alcune scelte probabilmente hanno contribuito ad alcuni risultati negativi, e forse lì magari chissà un allenatore un po' più esperto, un po' più scafato forse avrebbe fatto diversamente, qualcosa di meglio sarebbe arrivato. Ecco, questo forse poi ha contribuito alle critiche
rivolte a Gattuso, che insomma è un grande uomo, un grande trascinatore, un grande motivatore, Certo. però forse dal punto di vista, ecco, proprio dell'allenatore, ma così come anche Pirlo adesso nella Juve, forse qualcosina, insomma, c'è ancora da imparare e da rivedere. Abbiamo sentito anche il parere di Marco Perillo. Noi ci fermiamo per un attimo di pubblicità e torniamo perché i temi da affrontare sono ancora tantissimi. A tra poco. Azienda leader nel settore delle costruzioni di edifici industriali ed energie rinnovabili, la famiglia Cancello ha costruito e realizzato a solide fondamenta un'azienda del futuro, partendo dalla produzione agricola e sviluppandosi nel settore immobiliare, anche nei rami delle costruzioni delle energie rinnovabili, con rispetto e amore per l'ambiente. E ad oggi l'azienda è un modello di impresa all'avanguardia nella zona di Aversa Nord, con marchi importanti tali da accrescere così l'appeal del nostro territorio. Gruppo Marican, via Consortile SNC 81030, zona ASI, Teverola, Aversa Nord, Caserta. Una lente di ingrandimento sull'Italia e sulla Campania. Un occhio attento su tutto ciò che avviene in città. Benvenuti su Notis, quotidiano online di informazione nazionale e regionale. Focus sulla cronaca, politica, attualità, cultura, spettacoli e sport. H24. Ci puoi trovare su www.notix.it e sulle nostre pagine social con i canali dedicati su Facebook, Instagram e YouTube. Tutta l'informazione nazionale e regionale solo su notix.it. Ritrovati amici di Prima Serie A, eccoci qui, stiamo parlando del Napoli, della questione allenatori. Prima di proseguire, guardare anche al prossimo turno che ormai è imminente come ogni venerdì, volevo affrontare un'altra questione in maniera rapida che so che sarà sicuramente molto cara al nostro Giovanni perché conosco assolutamente il suo punto di vista, perciò inizio con Ciro. Va bene, va Proprio. bene. Lascio Giovanni alla fine perché lo Va invito a bene. nozze a parlare del capitano Lorenzo Insigne, perché se in casa Napoli c'è qualcuno che non parla, quindi presidente De Laurentiis ed anche Gattuso con la squadra appunto in silenzio stampa, nel post partita di Sassuolo-Napoli, subito dopo il fischio finale che ha sancito appunto questo pari raggiunto poi dal Sassuolo, Insigne si è reso protagonista di un qualcosa di particolare. Gli dai qualche colpo o secondo te uno sfogo comprensibile da parte di un capitano, tifoso, giocatore? Allora Ale, partiamo dal presupposto che il rapporto che io ho con Lorenzo Insigne come calciatore personale, cioè dal mio punto di vista, è un rapporto di amo e t'odio, perché su tanti aspetti critico Lorenzo, perché magari ha un carattere un po' particolare, soffre tanto in determinate circostanze, si è visto, e da un giovane, ancora giovane Lorenzo, come Certo. lui, cioè io al suo posto sarei fierissimo e risponderei sempre a tamburo battente in qualsiasi circostanza per il solo fatto che io vesto la maglia della mia città. Ci sono state delle uscite che mi hanno un po', diciamo, messo in ombra la personalità di Lorenzo, però ci sono stati anche determinati frangenti, vedersi il post partita di Napoli-Sassuolo, e su questa cosa io voglio dire la mia in maniera molto diretta. Anche se Lorenzo avesse detto qualcosa che hanno, diciamo, censurato i giornali, Certo. può dirlo tranquillamente, perché nell'ultimo periodo sfido Manolas, Koulibaly, Petagna, Osimhen, Meret a giudicare il loro atteggiamento in campo e mettersi al posto del capitano, perché nessuno ha dato quanto sta dando Lorenzo, perché Lorenzo una partita la gioca, una si ferma per fastidi muscolari, perché lo stiamo vedendo, si dà alla causa. Ed è più che giusto che Lorenzo abbia da ridire. Mo, magari avrà detto quello che ci è parso di sentire e di leggere, magari avrà detto altro, o magari è stato un suo sfogo. Io penso che il capitano in questa circostanza è più che legittimato a lamentarsi. E dispiace che la società abbia indetto il silenzio stampa, perché altrimenti Lorenzo, ripeto, era ancora più che legittimato a dirlo davanti alle telecamere. Stiamo andando malissimo, dobbiamo risalire la china e dobbiamo essere umili. Io penso che il capitano ha reso fin troppo il periodo e il momento della squadra, e più che giustificato il suo atteggiamento.
Io concordo in linea di massima con le tue parole e con il tuo pensiero. Non fa una piega quello che dice Ciro, però... Però, lo sapevo. Voglio ascoltare il tuo però, Giovanni. Lo sapevo. Però, stamattina sul Corriere dello Sport e conta come il 2 a briscola, tutti, ognuno di noi quello che dice conta come il 2 a briscola. Giancarlo Dotto ha detto, beh, insomma, ho capito, ma non giustifico, non comprendo. Perché? Perché non si può essere... capitani ed estranei a quello che sta facendo la squadra. Non si può essere, perché questo accade in campo, quello che puntualmente guarda i compagni in un certo modo quando la giocata del compagno non è stata quella che dovrebbe essere. Il problema è un problema che risale sempre alla società. Io 2 anni fa dissi che a un certo punto sarebbe stato giusto questo sodalizio tra Napoli e Insigne romperlo nella ottica di entrambi, per dare a lui l'opportunità di andare in una grandissima squadra e fare ancora un ulteriore salto di qualità, magari vincere scudetti, fare queste cose qua. E per liberare il Napoli da una situazione, forse liberare anche lui da questo peso eccessivo che porta addosso, ma liberare il Napoli da una piccola, come dire, uso questo termine, passatemelo, maledizione, perché lui... è l'unico napoletano, è l'unico giocatore che rappresenta la città e dovrebbe pensare ogni volta che va in campo che tutto quello che lui fa viene considerato, controllato, guardato sotto la lente di ingrandimento. Quindi dovrebbe essere molto attento, dovrebbe essere più attento di quello che è, cosa che invece non accade. Io ritengo che tutto quello che possiamo dire di Lorenzo Insigne si condensa nella tribuna di Genk, quando Ancelotti lo mandò in tribuna. E io sono convinto che è stato quello l'inizio della fine, perché quella tribuna determinò una rottura tra l'allenatore e il giocatore. L'allenatore, io sono stato a Di Maro quell'estate, a Di Maro la voce comune era che presidente e allenatore avevano chiesto al giocatore di fare uno scatto di qualità e uno scatto anche di maturità e di importanza. Sì. E gli avevano, non dico dato un ultimatum e un'ultima possibilità, ma erano queste le cose che giravano nel ritiro del Napoli quell'anno. La conclusione qual è stata? Che nel momento in cui Ancelotti, dopo 2 o 3 mesi, si è reso conto che quello che gli avevano chiesto lui non lo faceva, lo manda in tribuna e poi succede il patatrac. Sì, c'è la situazione di Salisburgo che lui segna, vinciamo la partita e fa quella corsa, ma quella corsa lì è la corsa di uno che vuole dire: hai visto che io ho segnato e senza di me tu questa partita non la vincevi. E questo è un atteggiamento di una persona che fa il capitano? Io penso di no. È vero. Concordo con te su questa cosa, proprio, ed è uno degli aspetti per cui io, tra virgolette, odio in maniera catulliana Lorenzo Insigne, per questo, cioè i suoi atteggiamenti in determinate circostanze veramente fanno cadere le braccia, perché io penso che qualsiasi capitano di qualsiasi grande squadra, nonché anche autoctono, esempio classico Marchisio, che poi non è stato chissà che per quanto tempo capitano della Juventus solo per determinati frangenti post Del Piero, comunque ha vissuto delle pressioni. Magari a Torino si vive il calcio diversamente come a Napoli, ma lo stesso esempio è stato Totti, è stato De Rossi. Poi lì ci sono state divergenze con la società che hanno spinto i calciatori a lasciare. Certo. Però penso che un capitano della squadra dove si è nati, dove si è cresciuti, deve mettere in conto anche questo e deve essere capace, come dicevi tu Giovanni, mi permetto di darti del tu, proprio... deve essere consapevole del peso che ha, di tutte le circostanze che ci sono intorno all'ambiente, giornali, tribuna. Ciro, ma ti faccio un'osservazione: che significa che attraverso i social i tifosi del Napoli sono d'accordo con Insigne? Ma noi viviamo di queste cose, cioè nel calcio moderno dove ci sono in ballo milioni di euro, miliardi di euro, cioè noi viviamo del pensiero dei tifosi che solo perché il napoletano ha detto ha ragione, ma ha ragione di che?
motivate. Qual è la ragione? Che lui aveva ragione di dire che la squadra è a questo livello qua. Però forse non lo sappiamo, ma se effettivamente... Guarda, non ho pronunciato parole, perché io non so, non so che cosa abbia detto. Dico, lui ha ragione di lamentarsi di non aver vinto la partita. Come allora avrebbero ragione tutti quelli che hanno detto che per esempio all'87esimo, al 90esimo non si cambia un difensore centrale. Però aveva i crampi. Aveva i crampi, esatto. Però non, beh, si cambia sempre perché hai messo centrale. Dopo, non però, perché ce l'abbiano detto. Hanno ragione tutti allora. Allora tutti possiamo dire, perché poi il tifoso scalmanato può dire qualunque cosa, il giornalista certo. Fuori controllo dice delle cose e ne abbiamo di casi in questo genere. Lui sta in campo e sotto le telecamere deve ricordarselo tutti i momenti della partita. Però è stato sfortunato che aveva la telecamera alle spalle, forse non l'aveva vista. Però avete dimenticato anche una cosa, che a Napoli tutti quanti hanno il patentino UEFA e tutti quanti sono iscritti all'ordine dei giornalisti. Questa è una cosa che avete dimenticato, ok? Perché io se non faccio l'allenatore... Io non vado a espormi sulle scelte di Gattuso in determinati frangenti, sulla marcatura zona, sui cambi. Se non sono allenatore, non lo faccio. Ma anche perché noi gli allenamenti purtroppo non li vediamo. Quindi tante io mi devo limitare a giudicare da tifoso il risultato. Il Napoli ha perso. Purtroppo il Napoli ha perso perché la partita è andata male. Un episodio ha permesso al Sassuolo di pareggiare. E speriamo che dalla prossima il Napoli possa tornare a vincere o comunque tornare a convincere. Invece no. Gattuso però ha cambiato il centrale, ha fatto entrare Manolas che non giocava da 20 giorni. Quello io l'ho detto per dire che tutto è sindacabile. Quello che non va bene è che il giocatore che porta la fascia del capitano è quel tipo di giocatore, sapendo che in città è difficile essere il punto di riferimento, deve stare attento. Tu sei giovane, non hai vissuto l'epoca di Antonio Giuliano. Io ho avuto la fortuna di viverla. Ma perché dico la fortuna? Perché ho visto un grandissimo capitano, una persona che, parlando pochissimo, perché Totò parlava pochissimo, ma era uno che in campo aveva un'autorevolezza naturale, per cui i compagni stavano zitti. Se Giuliano parlava, stavano tutti zitti. Giuliano, per quel poco che parlava, per la cultura che aveva in quel momento, diceva le parole giuste che doveva dire. Io penso che questo attiene alla maturità, attiene alla capacità di vivere veramente e di entrare nel ruolo e in quello che fai. E allora ecco perché io dicevo 2 anni fa, se non è cosa, detto proprio napoletanamente, è meglio che le strade si dividano. Ecco, dopo questo direi di ascoltare la seconda parte dell'intervista a Marco Perillo e torniamo a commentarla qui a Prima Serie A. Senti, passiamo adesso da questa mancata vittoria sfumata all'ultimo secondo, ancorché forse non meritata, di Reggio Emilia con Sassuolo, a Napoli-Bologna con Mihajlovic, che ieri sera al Festival ha raccontato la sua storia e come sempre ha emozionato, anche perché al di là di tutto è un personaggio che in ogni caso ha da raccontare proprio dall'inizio della sua vita cose che non sono proprio liete. Che partita dobbiamo aspettarci Napoli-Bologna di domenica? Beh, sicuramente insomma a Napoli è chiaro che serve soltanto un risultato, servono soltanto i 3 punti. E visto quello che è successo a Reggio Emilia e visto poi soprattutto il trittico terribile che ci attende subito dopo, insomma, con Roma, Juve, Milan, il problema, ecco, che speriamo che innanzitutto questa squadra entri con l'atteggiamento giusto in campo, perché chiaramente quello che è successo nel finale col Sassuolo può lasciare delle scorie, può lasciare delle forti tensioni, può lasciare una certa agitazione. E il Bologna, sebbene non attraversi un momento brillantissimo, comunque è sempre una squadra rognosa da affrontare. È una di quelle squadre che magari verranno al San Paolo cercando di difendersi a tutti i costi, insomma, al Maradona, perché ormai lo chiamiamo sempre San Paolo. Siamo troppo abituati, forse certo. Diciamo i nostri cugini, nipoti, lo chiameranno definitivamente Maradona, per quanto amiamo Diego. E immagino insomma che non sarà facile per il Napoli scardinare la difesa
rosso-blu, però ecco, io spero che, insomma, magari sperando che Osimhen rientri e che possa finalmente, insomma, essendosi anche un po' riposato, tornare in forma. Lo stesso Mertens, acquisendo più minutaggio nelle gambe, insomma, magari quelli sono gli uomini chiave. E poi confido anche molto nella rabbia di Insigne, perché penso che, ecco, lui, che quello che ci è rimasto davvero più male, l'abbiamo visto per quello che è successo col Sassuolo, possa tramutare la sua rabbia, ecco, in furore agonistico, e quindi regalarci la vittoria. Senti, ti faccio la penultima domanda, poi chiudiamo con un'altra cosa, ma la penultima domanda la riservo al portiere. Adesso sta giocando Meret perché è stato infortunato Ospina, ma anche questa mancata scelta di Gattuso ha creato, credo, qualche piccola confusione. Premetto, io lo dico non per prevaricare, io sono per Meret, non so tu, ma insomma io sono per Meret. Come la vedi questa faccenda del portiere? In effetti questa faccenda del portiere è delicata, perché chiaramente sappiamo che è il portiere colui che dirige la difesa, e quindi chiaramente questa alternanza, forse qualche diciamo incertezza in più nella difesa, che comunque ha dovuto fare a meno sia di Manolas che di Koulibaly, ovviamente con Rachmani che non aveva mai giocato e Maximovic a scadenza, chiaramente ha avuto poi le sue problematiche. Ovviamente, insomma, Ospina è molto più affidabile con i piedi, con nella costruzione del gioco, e poi ricordiamoci che il titolare della porta della nazionale colombiana, quindi ovviamente, insomma, è un ottimo portiere. Però chiaramente una volta che tu prendi Meret, che è il più grande talento italiano, che devi far crescere in orbita anche nazionale, a questo punto lo devi far giocare. Secondo me doveva magari optare con un'alternanza non in campionato, ma magari nelle coppe. E quindi le coppe le doveva giocare Ospina e Meret giocare ovviamente le partite di campionato, o anche viceversa, volendo. E forse sarebbe stata la decisione più saggia. Certamente questo non ha contribuito a creare tranquillità nell'ambiente partenopeo. Senti, ti faccio l'ultima domanda. Si paventa ancora la sostituzione dell'allenatore, del direttore sportivo? Io credo che a questo punto sarebbe forse il rimedio peggiore del male, ma dovesse accadere che qualcuno addirittura ieri diceva: se perde col Bologna li manda via tutti e due, non so da dove si prendano queste notizie, ma potrebbe anche essere così. Tu su che posizione sei? Sei d'accordo a cambiarli o sei d'accordo a concludere? Pensi che sia più utile concludere la stagione in questo modo e poi tentare una ricostruzione se le cose dovessero andare proprio male? Ma io dico questo, che a questo punto, vista la situazione che c'è e visto che ai noi la rincorsa alla zona Champions è comunque molto complicata, visto, ecco, l'Atalanta come corre, diciamo posizioni come quelle della Juve, ovviamente è difficile che la Juve possa avere un crollo. E visto anche la Roma come sta andando, io credo che purtroppo anche quest'anno realisticamente dovremo accontentarci dell'Europa League, e lo dico veramente a malincuore, a meno che non ci sia un crollo del Milan, per esempio, ma insomma sono cose difficilmente ipotizzabili visto l'andamento del campionato e visto ovviamente il campionato del Napoli molto altalenante. Io dico questo, che se deve arrivare un traghettatore, e allora a questo punto è meglio che rimanga Gattuso, che vada fino in fondo, sia anche, diciamo, per motivi economici, visto che c'è il Covid, visto che ovviamente, insomma, le casse del club comunque non sono floride come un tempo, e a questo punto, ecco, Gattuso magari rimane e poi alla fine si prende le sue responsabilità per il piazzamento finale, pure perché non credo che un traghettatore
possa far meglio in questo momento, soprattutto in una stagione così particolare come questa. Anche se poi, ecco, abbiamo visto dei casi come semplice al Cagliari, che è arrivato e ha fatto subito due vittorie. Quindi, insomma, veramente il calcio non si fa con i sì e con i ma. Però a questo punto, secondo me, se l'anno prossimo deve arrivare un nuovo allenatore, si riparte dall'anno prossimo con un nuovo progetto, con un nuovo tecnico, magari con un nuovo direttore sportivo dall'estate, si fa un po', si riparte da zero, ecco, si fa un po' tabula rasa, si fanno delle scelte diverse e si ricomincia a questo punto. Si fa un programma, diciamo, guardando avanti. Senti Marco, sì. Io ti ringrazio veramente tanto, ci auguriamo che le cose vadano meglio in modo da poterci anche vedere in studio, insomma, vabbè. Ti ringrazio dell'intervento, ti auguro buone cose e ti saluto e ti auguro per la tua attività anche di scrittore di continuare a fare quelle belle cose che stai facendo. Grazie, grazie mille a voi e forza Napoli. Eccoci qui, siamo pronti per l'ultima tranche, quindi uno sguardo anche al futuro che ormai è prossimo. Infatti, prima di tutto, Giovanni, momento del Benevento, momento è ti ricordi non che, positivissimo. Ti ricordi che ti avevo detto, attenzione. Dipendeva tutto dal derby. Tutto dal derby e poi dalle conseguenze. E le conseguenze sono molto rischiose, perché adesso domani giocheranno una partita complicata alla Spezia e speriamo che dal cilindro Inzaghi tiri fuori qualcosa. La sensazione, anche in questo caso ha ragione Ciro a dire, non conosciamo le dinamiche di spogliatoio, non conosciamo le situazioni, però la sensazione è che avendo visto il Verona strapazzare il Napoli e avendo perso con il Napoli in quella maniera, forse Inzaghi poteva affrontare la partita con il Verona un poco più coperto, un poco più, come dire, con un centrocampista in più, questo volendo fare l'allenatore, ma insomma non è che voglio fare l'allenatore, faccio una considerazione anche forse banale per dire che se tu sai che vai a affrontare una squadra forte in forma, stai attento, perché e purtroppo lo Spezia ha delle similianze e quindi mi auguro, perché poi dopo c'è la partita con la Fiorentina in casa e quindi quella poi potrebbe diventare una partita totalmente troppo importante. Invece sarebbe il caso che il Benevento dalla Liguria torni con qualcosa nella sacca, insomma. Speriamo davvero invece Ciro punti, Napoli no, punti, non gol, punti non assolutamente, non l'avremmo mai pensato. Ciro invece il Napoli impegnato contro il Bologna, assolutamente penso ci sia poco da dire, bisogna vincerla questa partita. Assolutamente sì, anche perché il Bologna negli ultimi anni ci ha dato molti dispiaceri in determinati momenti del campionato, quando si stava per risalire un po' la china, senza mai dimenticare i clamorosi eurogol di Panagiotis Kone che mamma mia tirava fuori dal cilindro. Ti dirò Alessia, il Bologna è una squadra che io non riesco per nulla a inquadrare quest'anno, perché forse la squadra non segue per nulla quello che gli dice Mihajlovic, perché veramente non riesco davvero a inquadrarla, ha tanti calciatori di livello. C'è Skorupski che sicuramente sta facendo una buona annata, sta crescendo tanto, però per esempio da chi mi aspettavo qualcosa in più magari era Musa Barrow, che anche Mihajlovic più di una volta l'ha bacchettato davanti alle telecamere, anche lui magari si aspettava qualcosa in più da Barrow. Poi per esempio c'è Tomiyasu che ha avuto qualche problemino fisico, io penso che quello è un bel prospetto, alto fisicamente, bello. Molto bravo, nonostante asiatico, e il calcio asiatico non è mal visto se non nel mondo degli anime con Ollie e Benji, però Bologna penso che possa essere una partita importante per il Napoli per quanto riguarda l'approccio, perché penso che il Napoli ora non può più sbagliare. Il turno infrasettimanale ha un attimo lasciato qualche tossina, però penso che tornando a giocare ogni 7 giorni, penso che ora il Napoli non può più sbagliare. L'Inter sta dimostrando che giocando ogni 7 giorni ci sono dei risultati, in particolare vista anche la... Non è che
si è cominciato a giocare quest'anno ogni 3 giorni, però diciamo infrasettimanale, coppe e tutto il resto appresso è diventato un po' ingestibile, e l'Inter ha dimostrato che effettivamente c'erano delle lacune, però giocando ogni 7 giorni l'Inter ha dimostrato che effettivamente ci sono dei mezzi per fare il risultato. Il Napoli ora non ha più nulla a che vedere, a chiedere alle competizioni, inteso come Europa League e Coppa Italia. Penso che l'obiettivo Champions League debba essere, penso, stile You'll Never Walk Alone, quando si entra ad Anfield Road. Penso che il Napoli debba mettere all'ingresso dello spogliatoio quarto posto Champions League in blu. Sto pensando o la musichetta, non lo so. Sto pensando ai cartelli che faceva il Mago Herrera negli spogliatoi, che metteva queste cose così, no? Però se vogliamo, io non faccio pronostici su Napoli, Alessia lo sa, però se una cosa la dico, se proprio c'è una partita che preparandola adeguatamente il Napoli se la può giocare con serenità, è questa, perché Mihajlovic è un allenatore che le partite le gioca, non farà nessun autobus davanti alla porta e la giocherà. Se avremo la pazienza, la forma fisica, non sappiamo ancora chi scenderà in campo, perché ci sono giocatori che hanno ripreso, altri che hanno avuto problemi. Sì. Dovremmo recuperare forse Osimhen, no? C'era la che potrebbe essere una spina nel fianco della difesa bolognese. L'ultimo gol di Osimhen col Bologna è all'andata, prima del insomma, vediamo, potrebbe anche essere una partita che il Napoli riesce a portare a casa, e da questo poi, come dicevi giustamente tu, avere una settimana tipo a disposizione e quindi preparare bene le partite, anche se avremo questo recupero con la Juventus in settimana. Sì, poi ci saranno 10 giorni, ci saranno 10 giorni con queste famose 3 trasferte veramente impegnativi. Io volevo dire una cosa a Giovanni per quanto riguarda il Benevento, che a me piace tanto seguire il Benevento. Attenzione a Gajić. Sì, no, perché io penso che né Caprari né la Padula possano essere quegli attaccanti che dovevano fare gol. Io penso che Gajić può essere davvero qualcosa. Io ho sentito parlarne poco quando è andato, ne abbiamo parlato anche con Pasquale Foggia. È un giocatore che a un certo punto prometteva moltissimo, poi ha avuto quest'annata balurda, e quindi è probabile quello che tu dici. La mia preoccupazione, Ciro, è che in un momento in cui devi fare i punti, i giocatori possono cadere in difficoltà, avere difficoltà, perché quando devi fare i punti servono giocatori scaltri, diciamo. Sono mancati anche determinati calciatori che hanno portato punti, perché se io vado a pensare a Letizia, che ha portato un punto d'oro con la Juventus al Vigorito, cioè penso che manca un gran giocatore. Quando vado a pensare che manca Viola, e Viola ora è tornato, comunque non sta ancora al 100%, non ha trovato una posizione chiara in campo, anche perché per me è un 10 che deve giocare dietro le due punte, sprecato sulla mediana, a costruire, sprecato. E mancato Caldirola anche, giocatore d'esperienza. Io penso che il Benevento deve fare un attimo la quadra e deve riorganizzarsi, sicuramente si salverà, secondo me. Io me lo auguro, perché lo merita. Sì, ma assolutamente, per Bologna, Cagliari, Torino. A me tanto per il Parma, guarda, in questo momento. No, ti dirò di no, il Parma forse un po' lo merita, perché sono anni che sta cercando di improvvisare con pseudo acquisti. Io penso che determinate squadre un po' se lo vadano a cercare. Vedasi per esempio il Genova, vedasi il Parma, vedasi la Fiorentina, tralasciando che la Fiorentina ha trovato il magic moment di Dusan Vlahovic. Mamma mia. Che io scorso anno acquistai al Fantacalcio ad uno con tanta passione e orgoglio, tanto orgoglio. Quest'anno poi non ci ho reinvestito, però è stata fortunata che Vlahovic gli ha risolto qualche partita, ma penso che la Fiorentina e il Parma abbiano fatto degli acquisti per nulla funzionali, né al momento né alle idee tattiche, perché non ho visto mai una partita di Parma o Fiorentina o Genova, tralasciando il Genova a Marassi contro il Napoli come sempre, che in campo abbiano messo delle chiare idee tattiche, un chiaro dettame tattico di una partita. E io penso che, non avendo, cioè, spiegatemi Callejon, quinto di centrocampo alla Fiorentina, che ci azzecca?
Spiegatemi, Pelé... quello significa ignorare quello che è stata una storia, ecco, di un giocatore. Ecco, anche una mancanza di rispetto. Questo dicevo prima, beh. Ignorare una storia, cioè un giocatore che ha avuto una storia lunga, che ha dimostrato di saper giocare bene in un determinato ruolo, tu gli vuoi cambiare il ruolo, sì, gli vuoi cambiare la posizione. E l'hai bruciato. Pelé al Parma, dove, quando c'hai già due punte, Cornelius e Inglese, tralasciando che Inglese un po' si è perso. Cornelius sta spesso e volentieri fatto male, ma penso che sì. Cornelius possa rendere tanto se messo in circostanze che vanno, diciamo, a pennello sulle sue caratteristiche. Ennesimo acquisto sbagliato, quando poi il Parma ha bisogno di un centrale di difesa, perché manca. Perché Bruno Alves ormai non è più quel Bruno Alves che ha vinto col Portogallo e che si è fatto un nome in giro per l'Europa. E vedremo cosa accadrà anche per quanto riguarda la lotta salvezza. Vi abbiamo dato tutti gli elementi per godervi al massimo questo weekend di Serie A. Intanto ringrazio i miei ospiti, Giovanni Gaudiano, grazie. Grazie a te e a tutti, e grazie a Ciro per la bella chiacchierata. Settimana prossima, belli colorati, speriamo raggianti, speriamo bene. Speriamo. Speriamo, grazie Ciro Morra, grazie mille. Grazie mille Alessia per avermi invitato di nuovo qui, grazie a Teleprime, grazie a Giovanni per la bellissima chiacchierata e aneddoti. Ti ricordi che io purtroppo per la mia età da tifoso non ho avuto il piacere, quindi grazie Giovanni per questo excursus. Ci fanno sempre bene, infatti. Grazie anche a voi che ci avete seguito, vi diamo appuntamento a venerdì prossimo con Prima Serie A. Buona serata.